Si avvicina l'esame di maturità e sarà una replica di quello dello scorso anno. Niente prove scritte, quindi solo un maxi orale che parte da un elaborato. Simona Carbonari è andata in una scuola superiore di Ancona, vediamo. I candidati sosterranno soltanto una prova orale, dove inizieranno con la presentazione del loro elaborato, che gli è stato già assegnato dagli insegnanti delle materie di indirizzo dei vari corsi che abbiamo, e poi dovranno illustrare anche le eventuali attività di alternanza scuola-lavoro, che adesso hanno preso il nome di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, e anche i contenuti e le attività che sono state svolte all'interno del percorso di educazione civica. Tutti i componenti della commissione dovranno essere distanziati di 2 metri, e così dovranno essere distanziati di 2 metri anche da ciascun candidato. Ti senti pronto? Abbastanza. Durante l'anno i professori ci hanno fornito tutte le informazioni adeguate, una preparazione ottima e speriamo bene. Cerchiamo di fare il possibile, comunque anche in DAD abbiamo fatto abbastanza e quindi la formazione c'è, vediamo come andrà. L'ansia è dovuta più che altro all'orale, sarà un momento particolare, diverso dagli altri anni, però si fa il possibile. È una preoccupazione che sta in tutti noi, perché è comunque l'esame di Stato, ecco, un grande traguardo e un punto di lancio per il nostro futuro. Che cosa prevede questo istituto per il piano Scuola Estate? Sì, abbiamo appena elaborato le 3 fasi del piano Scuola Estate previsto ministerialmente, quindi nella prima fase attiveremo corsi di rinforzo per gli studenti che avranno il giudizio sospeso, e poi le altre 2 fasi, quindi attività di miglioramento dell'offerta formativa, che possono iniziare in questo anno scolastico ma continuare anche nel prossimo.